Buonasera a tutti gli amici di Gamesurf e benvenuti a questo nuovo live che utilizzeremo quest'oggi, in questo pomeriggio soleggiato. In effetti non si presta molto bene la tempistica, perché sarebbe stato meglio fare un live notturno, ma cerchiamo comunque di acclimatare un po' tutti e di venire incontro un po' a tutti e vi facciamo vedere Until Dawn, l'ultima esclusiva PlayStation 4 uscita praticamente. Che uscirà in questo periodo e ultima esclusiva che ci trasporterà all'interno di un'ambientazione decisamente horror, quindi molto spaventosa, e ci farà arrivare all'interno di uno chalet nelle Black Rock qualcosa, ma come lo ricordo più, perché Blackwood Pines, vedete? E ci trasporterà in questa ambientazione dove dovremo cercare di sopravvivere. Io, ragazzi, per ragioni di spoiler e quant'altro, non vi faccio vedere status e oggetti perché c'è così almeno non vi rovino il proseguo di ciò che troverete e o incontrerete. Pertanto, non vi faccio vedere nemmeno episodi, così almeno non avete nulla di spoilerato, e vi faccio vedere. Ecco, perderai inoltre tutti gli oggetti collezionati e gli aggiornamenti di stato. No, allora aspettate perché vi faccio allora l'episodio iniziale, va, così almeno non mi tolgo tutto, ragazzi, non me ne vogliate. Abbiate pietà di me. E allora, come vedete, cominciamo subito con la. E buonasera Valerio. E benvenuto alla diretta. Il gioco comincia subito ad acclimatarci su quello che è praticamente il concept centrale della storia, ovvero l'effetto farfalla, la teoria del caos. Il gioco, e buonasera anche a te, Pizio, e benvenuto, tantissimo che non ti vedo. Ecco, vabbè, sotto minaccia facciamo anche gli auguri per praticamente quanto, non lo so, 20 milioni di anni, quanti ne sta facendo, Pizio? Vabbè, non ce lo dice come le signorine. E la cosa fondamentale di questo effetto farfalla, appunto, ragazzi, è che ogni scelta che prenderete, ogni scelta che farete, chiaramente influenzerà la storia in un modo o nell'altro. Ciò che voi, insomma, dovete quindi cercare di comprendere che anche il minimo dialogo, anche il minimo no, il minimo sentiero preso preso diciamo anche solamente per farvi una bella passeggiata, potrà portarvi, condurvi all'interno di una situazione decisamente grottesca in questo caso. Io, ragazzi, vi chiedo un check dell'audio e video, come al solito, più che altro perché ho dato una passata ai dialoghi e alla musica per evitare di restare sommerso dall'audio. Solo perché è il capoclasse, non è che diventa l'uomo del Guardate come quartiere, sono tutti ma è allegri, il ragazzi. migliore. Questo è il tipico weekend di paura alla venerdì 13. Come vuoi tu, tesoro? Ok, grazie Luca, e benvenuto anche a tua. Io ovviamente, ragazzi, in questa fase parlerò poco, più che altro perché i dialoghi sono molto importanti. E questi ragazzotti sgargiulli stanno facendo uno scherzetto. Allora, Raziel, benvenuto. Quindi poi colgo l'occasione per alzarlo. Anzi, no, ve lo posso alzare subito. Quindi ve lo alzo subito. Allora, no, non me lo fa fare subito. Ve lo faccio fra Sono poco, Anna. allora. Ciao Anna. Lo hai visto? Papà ha detto che saremmo stati soli questo weekend. Josh? Ok, allora vediamo se qua me lo fa alzare. Perfetto. Più che altro non prendeva. Eccolo qui, audio. Diamo una leggera sferzata
all'insù. Vediamo se così va un po' meglio. No, allora Roberto, ci saranno dei pezzi, ma tu reggiti alla poltrona e tieni, aper e tieni aperte le finestre, così entra un po' di luce. Ok, continuiamo. E intanto, ragazzi, come avrete letto nella recensione, mi auguro, queste sono le fasi esplorative, che comunque compongono gran parte del titolo, e sono ovviamente in terza persona. Il tutorial adesso vi farà vedere un pochettino quelli che sono i tasti da poter premere. Ci sono i grilletti per analizzare quelli che sono gli oggetti e interagire con Cristo, essi. Josh. Questi ragazzi invece si sono ubriacati Come al tuo santo, hai dato il meglio di me. in maniera un pochettino esagerata. E allora rispondo un momentino innanzitutto a Luca dicendo che sì, ci sono un po' di elementi, ma fondamentalmente questi elementi horror a me non sono pesati particolarmente. Cioè lo standard, io ho letto addirittura che ci sono addirittura, come ti posso spiegare, qualche riferimento Oh anche mio a Dio, Scream, insomma queste cosa pellicolette hai in un mente po'. quell'ingenua di nostra sorella? Un pochettino horror thriller, perché Ho comunque avuto un avvilimento. c'è questa sensazione opprimente del fatto che qualcuno debba saltarci addosso da un momento all'altro. Pertanto, questi elementi però non mi sono Forse sembrati dovremmo né troppo solo iniziare, scontati sai, a e né baciarci e brutti, poi si insomma. vedrà. Invece per Raziel, sì, era previsto su Sì, così. PS3, ma poi ci sono stati degli slittamenti ingenti, tanto che l'hanno fatto uscire in Oddio, si questo sta togliendo periodo. la maglietta! E mentre invece rispondo a Oh mio Valerio, che tra Dio! l'altro ho citato nei commenti, non so Matt, se Valerio avrà che letto cosa ci fate qui? il forum. Anna, E sì, scusa, hai la Anna, non possibilità dovevo di fare questo. mettere la lingua originale con i dialoghi quindi in Marta, inglese. siete Pertanto sei davvero degli felice perché stronzi, potrai lo sapete? sentirtelo in italiano. Anna! Io allora, ragazzi, l'ho scritto anche in sede di recensione. A me il doppiaggio non è dispiaciuto, nel senso, abbiamo assistito a patacche molto molto peggiori di questa. Molto molto peggiori. Pertanto, ecco, qui cominciamo già con le prime scelte. Io direi di andare subito a vedere cosa Ehi, succede. che Fondamentalmente, grazie fate con me fuori? all'analogico, voi potrete di solito scegliere fra due vie o comunque